modi per fare amicizia con il tuo gatto. Tutti sanno che i gatti sono delle creature del tutto irrazionali e imprevedibili. Ad ogni modo, sarebbe bello se potessimo capire cosa avviene nella loro testolina pelosa. Considera che i gatti hanno un linguaggio tutto loro e se lo impari, potrai comprenderli molto meglio. Abbiamo messo insieme tutti i possibili comportamenti del gatto per aiutarti a trovare un linguaggio comune con il tuo amico peloso. Beh, se te lo permette. Inoltre abbiamo preparato diversi suggerimenti essenziali che ti aiuteranno a comunicare meglio con il tuo gatto. 1. La coda sollevata. Una coda sollevata verso l'alto e arricciata significa che il tuo gatto è felice. Congratulazioni, sei già il migliore amico del tuo peloso. A proposito, come ci sei riuscito? Conosci qualche segreto per rendere più felici i gatti? Faccelo sapere nei commenti qui sotto, in modo che anche gli altri possano imparare i tuoi trucchi. Contrae la coda ogni tanto. Contrazioni occasionali significano che il tuo gatto è eccitato, preoccupato per qualcosa. Inoltre i veterinari dicono che quando un gatto scuote nervosamente la coda o la sbatte più volte sul pavimento significa che sta soffrendo ed è stressato. Forse sarebbe il caso di portarlo dal veterinario. Pelliccia arruffata sulla coda. Quando la pelliccia sulla coda del gatto è tutta arricciata significa che l'amico peloso è molto eccitato e si sente minacciato. Lo scopo del rigonfiamento è creare l'illusione che sia più grande di quello che è. In questo modo il tuo gatto sta mostrando a un suo nemico che è davvero grande e spaventoso. Coda che vibra. Il gatto fa vibrare leggermente la coda quando è emozionato e felice di vederti. Potrebbe anche significare che è eccitato perché forse è in attesa di qualcosa, ad esempio un bocconcino. Coda ben dritta. Devi prestare molta attenzione se noti che il tuo gatto tiene la coda verso l'alto e piega la schiena per formare una N. È un segno di estrema aggressività e lo fa per difendersi. Se non c'è nulla di pericoloso nei dintorni, cerca di calmarlo accarezzandolo. Coda inclinata ad un angolo basso. La coda dritta ma inclinata ad un angolo basso è un segno di leggera aggressività. Inoltre, quando un gatto non sa se c'è un amico o un nemico in giro, tiene la coda ad un angolo di 45 gradi. Coda abbassata. Il gatto abbassa la coda verso terra quando è spaventato e si sente in colpa. Molto spesso i gatti infilano la coda tra le tante quando hanno paura di qualcosa o qualcuno. Inoltre è un segno di insicurezza e sottomissione. Dai un'occhiata in giro per casa. Il tuo gatto probabilmente ha fatto qualcosa di cattivo e sta abbassando la coda sapendo che lo punirai. Coda scodinzolante da un lato all'altro. Se il tuo gatto scuote bruscamente la coda da un lato all'altro significa che è arrabbiato. In questo caso è meglio non fare nulla. Tuttavia potrebbe anche significare che il tuo gatto vuole giocare. Ti sei mai chiesto perché i gatti si mettono vicino ai loro proprietari, scodinzolano e sembrano del tutto soddisfatti? È semplice. Sta controllando se c'è un nemico alle sue spalle. 2. Gli occhi. Pupille dilatate. Le pupille dilatate indicano sentimenti forti, giocosità, agitazione, paura o aggressività. Nel caso in cui la casa sia nuova per il gatto, allora dilata le pupille perché non è ancora abituato al nuovo ambiente. Il gatto ha bisogno di tempo per esaminare la situazione e le persone intorno. Sguardo diretto. Quando un gatto ti guarda direttamente negli occhi significa che si fida di te. Il tuo animale domestico si sente a suo agio con te. Batte le ciglia lentamente. Se batte le ciglia lentamente significa che il tuo gatto è calmo. Il tuo animale domestico si sente a suo agio e al sicuro. A volte potrebbe anche fare le fusa mentre le sbatte. 3. Interazione con le persone. Si strofina contro di te. Se un gatto si strofina contro di te, ti sta contrassegnando come parte del suo territorio e proprietà. Ti punzecchia. Punzecchiarsi con il naso bagnato è un'espressione di attaccamento. Indica che il tuo gatto si sente a suo agio e al sicuro con te. Strofina la sua testa o la coda. Quando
quando un gatto strofina la testa, il fianco o la coda è il suo modo per salutarvi. Testate delicate. Sentire delle leggere testate è un segno di cordialità. Il tuo animale domestico è innamorato di te. Impastare. Spesso impastano con le zampe quando sono felici o vogliono giocare. Si lega. Se un gatto si lega è un chiaro segno che si fida di te e ti considera parte della sua famiglia. Mangia i tuoi capelli. Quando il tuo gatto ti morde ai capelli sta semplicemente cercando di pulirsi. È un altro segno di amore e fiducia. Ti morde. Quando un gatto ti morde prendilo come un segno per essere lasciato solo. Sì, anche i gatti hanno bisogno di avere del tempo per conto loro, proprio come noi esseri umani. D'altra parte se ti mordicchia significa che sta solo giocando. 4. Altri gesti. Se il gatto inclina la testa mettendo il suo naso rivolto verso l'alto ti sto dicendo ti vedo. I gatti spesso fanno questo gesto alle persone che passano davanti alla finestra. Hai mai notato i gatti tendono ad abbassare le orecchie se si sentono spaventati e preoccupati o se vogliono giocare? Lo fanno anche quando annusano qualcosa che li interessa. Quando un gatto tira fuori leggermente la lingua e si lecca è preoccupato, ansioso. 5. Il linguaggio del gatto. I gatti generalmente salutano le persone o annunciano la presenza con un miagolio breve. Un miagolio prolungato indica che il tuo gatto è felice di vederti. Di solito si verifica quando rimani lontano da casa per molto tempo. Un miagolio di media lunghezza potrebbe essere una richiesta di acqua o cibo. Miagolio prolungato, un mix diffusa e miagolia, un modo di dirti che vuole qualcosa. Un miagolio basso è una lamentela, un'indicazione di insoddisfazione. Inoltre potrebbe significare che il tuo gatto è pronta a combattere. Un miagolio forte spesso indica una richiesta urgente, ad esempio ho bisogno di più cibo.